E poi c'è qualcuno che è ancora convinto che fatalità e fortuna con il calcio non c'entrano. Dedicato perciò a quanti toccano ferro e credono negli amuleti. 28esimo del secondo tempo, il Genoa conduce per 1-0 sulla Fiorentina. Sarebbe la sua prima vittoria in questo campionato. L'allenatore della Fiorentina richiama Rossinelli, numero 3. Marco Rossinelli però non esce dal campo, si porta anzi all'attacco e segna il pareggio per la sua squadra su passaggio di un altro ex, l'ex genuano Desolati. Fatalità non certo fortunata per il Genoa, che dopo un primo tempo pieno di volontà, con due belle conclusioni di Ghetti, eccola, e di Pruzzo, era andato in vantaggio al 12esimo del secondo tempo con questa rete di Pruzzo su calcio d'angolo battuto da Basilico. Lo stesso Pruzzo, due minuti dopo, aveva segnato il teorico 2-0, ma l'arbitro Gonnella prima convalidava, poi annullava la rete su indicazione del segnaline. La restante cronaca della partita in questa serie di parate di Mattolini, portiere della Fiorentina e, sfortunatamente per il Genoa, migliore in campo.